mirate, senza nessuna manipolazione, che ti possono far cambiare vita una volta per tutte. Non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi soltanto provare. Se hai un qualcosa di raro, non esiste mezzo superiore, non plus ultra, che ti può aiutare, che è la tua mente profonda, la tua mente potente, con l'ipnosi DCS vera professionale, anche con un solo audio MP3 DCS. Fammi tutte le domande del caso, se hai qualche problema. Il metodo DCS, l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola, funziona anche per chi non vuole o chi non può essere aiutato. Mi riferisco a un vecchietto, un bambino, che non ti danno la partecipazione, l'impegno. È l'unico metodo DCS al mondo che può fare questo, perché l'ipnosi DCS vera professionale non ha nulla a che vedere con tutto ciò che vedi in giro, dall'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi da film, l'ipnosi paura, e neanche con la stessa pur ottima ipnosi conformista e commerciale da cui sono partito. Fammi tutte le domande del caso, risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi, il dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzione di cesso, il dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid o quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzione di cesso, il dottor Claudio Saracino. E conclusione delle conclusioni: attento a ciò che dici e ciò che fai, perché può diventare la profezia della tua vita. San Francesco d'Assisi nel 1100 d.C. e non aveva mai studiato l'ipnosi, ok? Quindi attento a cosa ci ripetiamo, perché noi siamo la storia che ci ripetiamo, quello che ci diciamo: ah, non è possibile, è impossibile, ma che dice? Ecco chi siamo. Io, se avessi ragionato così nel 2008 con l'ipnosi vera professionale con la V maiuscola di Los Angeles Beverly Hills, non avrei salvato mio padre, colpito un ictus fulminante gravissimo a cui la scienza diceva non c'è nulla da fare. Sarebbe rimasto nel letto vita naturale durante, come una larva, un vegetale. Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, alla prossima. Ciao.